Allora, termina oggi a Valle Castellana il giro di sopralluoghi che ha promosso il Presidente D'Alfonso allo scopo di verificare lo stato di pericolosità di alcuni siti interessati da movimenti idrogeologici. Ecco, che situazione emerge? Due giorni, 10 comuni visitati, tanti siti diciamo così ispezionati dalla Protezione Civile Nazionale, dalla struttura di missione voluta dal nostro Presidente del Governo Matteo Renzi, siti che hanno dimostrato come l'Abruzzo purtroppo abbia tante criticità da un punto di vista del rischio idrogeologico, siti quelli visitati forse dove ci sono delle emergenze anche di carattere, se vogliamo, riguardante la pubblica incolumità, siti che hanno bisogno di interventi, ed è per questo che il Presidente Alfonso ha coinvolto la Protezione Civile Nazionale, la struttura di missione del governo italiano, per dimostrare che c'è bisogno dello Stato. Siamo stati accolti dai comuni, dai sindaci, da tanti cittadini, ci siamo confrontati con queste emergenze. Io credo che oggi c'è un quadro molto chiaro, un quadro che può benissimo essere rappresentato a Roma per avere le risorse necessarie. Avete fatto una stima delle risorse necessarie? Parliamo di centinaia di milioni di euro di interventi da fare, le abbiamo suddivise in base alla loro, diciamo così, urgenza. Riteniamo che un'urgenza è rappresentata dalla cosiddetta, diciamo, alta pericolosità, rischio alto, e avremo bisogno per fronteggiare questo rischio alto 136 milioni. Questo è l'importo a cui tendiamo di avere dal governo stesso. È stata fatta una mappa di priorità dei siti che necessitano di interventi urgenti? Sì, la mappa è stata redatta dai geni civili regionali, di concerto con la Protezione Civile regionale, ed è stato consegnato proprio un quadro completo dell'Abruzzo con tanti planimetrie e soprattutto con tanti di perizia, quindi diciamo dati reali. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare quanti hanno collaborato con questo giro, soprattutto la Protezione Civile Nazionale, la struttura di missione del governo italiano, la Protezione Civile Regionale e poi tantissimi volontari che ci hanno dato una mano per raggiungere i siti, che spesso sono siti abbastanza difficili per ragioni ovvie, appunto perché ci sono frane, ci sono strettoie e quant'altro. Quindi grazie a tutti, a nome del nostro Presidente Luciano D'Alfonso.